Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli chiama in causa Francesco Monte e il Kanagate. La battuta a Akash Kumar. La 13ª edizione di Ballando con le stelle è appena decollata e la vivace Selvaggia Lucarelli ha subito messo un po' di pepe al programma guidato da Milly Carlucci. La scrittrice infatti non ha resistito alla ghiotta tentazione di citare il Kanagate e uno dei suoi principali protagonisti, Francesco Monte. Ma cosa ci azzeccano le polemiche dell'Isola dei Famosi e la trasmissione in prime time di Rai 1? Semplice, hanno un filo conduttore. Akash Kumar, modello iraniano nonché concorrente del talent, che è amico proprio di Monte. Così, dopo la sua esibizione, la blogger non si è lasciata sfuggire l'occasione di rivolgergli un paio di domandine ironiche a proposito dell'amicizia con l'ex cronista. L'iniziativa, per usare un eufemismo, non ha entusiasmato la padrona di casa, la Carlucci. La Lucarelli stuzzica Akash sul Kanagate e sull'amico Monte. Ti sei fumato una canna? A Ballando con le stelle è il turno del fascinoso Akash Kumar che danza in coppia con la ballerina svedese Vera Aknunen. L'esibizione si conclude, ed è il turno dei pareri della giuria. Lucarelli comincia con una domanda soft al modello. So che sei amico di Francesco Monte, è vero? Akash risponde positivamente, stimolando la curiosità ironica della blogger. Non è che prima ti sei fumato una canna in camerino? Segue il mugugno della platea. Milly Carlucci risolve in men che non si dica l'intoppo, procedendo e non dando ulteriore attenzione all'intervento. Intanto Selvaggia corre ai ripari, affermando di aver soltanto scherzato. La vicenda è chiusa, caso mai fosse iniziata. Gli ultimi sviluppi del Kanagate. Gli interventi di Pietro Tartaglione e Giulia Calcaterra. Selvaggia Lucarelli ha fatto un'uscita infelice. Ognuno giudichi da sé. Però una cosa è certa. Il Kanagate continua a tenere banco. Le dichiarazioni più recenti sono fresche, giunte nelle ultime 24 ore da Giulia Calcaterra e Pietro Tartaglione, il fidanzato di Rosa Perrotta. La prima, dopo l'intervista esclusiva rilasciata a Striscia la Notizia, è tornata a parlare della vicenda con la testata online Fanpage. Pietro invece è intervenuto ai microfoni di Radio, affermando che la sua ragazza è sicuramente estranea alla vicenda sollevata da Eva Enger.